rimesso a posto il motore. Dove vado? Fermati sull'altro lato. D'accordo. Apri qui unità gamma, quel piano, portati al porto. Ricevuto gamma, informiamo il comando. Restate in attesa di istruzioni, va. D'accordo. La missione di stanotte è a rischio. Non lo so. Assurdiate il perimetro. Non voglio altre sorprese. Ah, che stronzo. Dovremmo uscire a cercare questi intrusi. Sono d'accordo. Qualcosa che non sono. Secondo te lavorano per le Iene? Non cercano solo di attraversare la città. Non importa chi sono. Voglio solo trovarli. Salve a tutti ragazzi e bentornati a MyShowShow. Siamo tornati con The Last of Us parte 2 e oggi iniziamo subito nel pieno dell'azione. Però vi dico, sono le 11:15 adesso, io ho appena preso il caffè, quindi questa sarà una puntata alla caffeina pazzesca e credo che se in caso ci dovessero beccare ragazzi sparerò. Ma prima di iniziare una cosa, insomma, nel momento in cui registro non so ancora che reazione avrete avuto alla questione un video al giorno, due video al giorno. Ragazzi, purtroppo è capitato, sta settimana è così. Sapete che io faccio sempre due video al giorno proprio per... poi con The Last of Us, ma è capitato. So che magari qualcuno di voi ragazzi mi ha scritto io me lo vado a vedere qua, me lo vado a vedere da un altro. Mi dispiace ragazzi, sappiate che però momenti didattici e approfondimento li troverete solo qua. C'è sta un ninja. Come rivoltiamo o rivogliamo il centro commerciale? No, qua attraverso il muro ragazzi, attraverso il muro. Questo ve lo dico ragazzi perché mi dispiace veramente veramente un sacco. Io sapete quanto ci tengo poi a una serie come quella di The Last of Us. Zitto. Sarà un bel ninja oggi, Leggendo i messaggi delle ultime puntate vi state facendo tutti un sacco di complimenti per come vi sto portando questa serie con gli approfondimenti e tutto. Ragazzi, tra la natura e i trailer, queste sono le cose che più mi piacciono e che mi rendono più orgoglioso. Spero, insomma, che stiate apprezzando tutti. Io sicuramente sì, ragazzi. Per il momento è una delle mie migliori. Pensate che oggi ho fatto pure una mezza... follia, mi sono andato a riprendere. Eh no, non posso sparare. Ma non è che magari è il caso che me ne vado. Sarebbe il caso, fratomo. Però te ne andrai lo stesso, te ne andrai. O quel cappello. Ah, che brutto. Comunque, ragazzi, è troppo crudo. Io. Porco giubba! Sta a posto? Ma tutti coi cappelli, ragazzi, io li faccio fuori. Quella è entrata nell'acqua. E potrebbe essere pure un bene se non fosse che gli abbiamo spiaccicato tutto lì. Vabbè, ho fatto sta follia ragazzi. Mi sono andato a rivedere le primissime teorie che feci su The Last of Us dopo il primissimo trailer. Lo so che a voi vi fa ridere ragazzi sta cosa che io dico sempre trailer. Ma evidentemente no, o non siete abituati o è la prima serie che seguite, perché io ho sempre speculato. Però mo, a parte le meme ragazzi che ci stanno, fanno sempre ride. Però vedete un po' che ci sta là. Però in realtà ragazzi io vorrei leggere anche le vostre teorie. Va a controllare. Oh, si è girata proprio bene. Credo arrivasse da quella parte. Sì. Mi metto subito a bomba fumogena, ragazzi, in caso. Fumogeni, attenzione! No, non c'ho più il silenziatore, mo so cozze amare. L'intrusa è qui! Vabbè, ragazzi. Un forestiero! Matalo! Un forestiero! C'è qualcuno sotto. Allora ragazzi, io ho capito una cosa, che quando ingaggi lo scontro ti puoi pure andare a nascondere e loro perdono le tue tracce, Mo sto pure a giocare troppo on point per quello che avevo detto che avrei fatto. No. Bello. Questa è la Call of Duty, anche se non ci ho mai giocato, quindi non so se è vera sta cosa. Ok, barca. A parte che ragazzi si poteva fare pure tutto così, Potevamo fare pure l'approccio stealth sott'acqua. Ma tornando a noi, prima che andiamo a prendere la barca, mi sono andato a rivedere quel video ragazzi. E non dico che ci avevo azzeccato. Però raga, un sacco di cose si sono rivelate vere. Pure quella teoria di Joel è morto, anche se quella più bella è la teoria dell'infezione. Pensate, si era sviluppata sta questione. Si diceva che praticamente... il tremolio alle mani, l'allucinazione di Ellie, no? Che vede Joel perché Joel era un fantasma e tutto. Derivasse proprio dal fatto che Ellie
si era infettata. Col tempo, no? Sapete che ha quella cosa nel cervello, no? Magari poteva, insomma, essere degenerata. Allora, dove si va? Sti comandi fanno cagare. Ecco ragazzi, scusate, ho cambiato i comandi alla barchetta. Olè. Beh, così ci arriviamo subito, no? Dovremmo essere abbastanza agevolati per arrivare di giù. Sì, piano. Mettiti il cappuccio. Che belle le animazioni, ragazzi. Che giocone. Io sono veramente felice di portarvi questa serie così. Andiamo piano, però. Non la distruggiamo questa barchetta. Aspetta, okay. Nessuno mi sente. Se mi... Dov'è la ruota? Non lo so. Ma se io mi fermassi un attimo qua? Ragazzi, questa è totalmente accessoria. Magari non ci troviamo niente. Per quello ogni tanto vedrete. Ah! E invece, io vengo qua e sgraffigno. Chissà chi c'era qua che si era venuto a nascondere. Allora, io però, ragazzi, prima di andare avanti vorrei un attimo risoffermarmi su sta cosa. Cioè, essere totalmente sicuro. Perché sarà il caffè, ma sto un po' impazzendo oggi. Allora, vedete sta questione che vi ho detto? Dalla luce si passa alla falena. Siccome mi hanno mandato pure quel cofanetto e c'è la falena, non vorrei che fosse qualcosa di importante. Comunque, allora, siamo sicuri che sono ex luci. Sono supposizioni di Ellie, ma... Allora, mo vi dico sta teoria mia, ragazzi, che avevo formulato proprio in quel famoso video. E mi sarebbe piaciuta, poi non so. Ve l'ho accennata anche nella scorsa puntata, poi non sono riuscito a approfondirvela troppo. Ah, ho sempre pensato che un incipit, o comunque una motivazione per fare questo The Last of Us Part 2 fosse appunto... Una volta scoperto che il tema era la vendetta, poteva essere proprio la vendetta di Ellie nei confronti di Joel, una volta che aveva scoperto, insomma, l'aveva tradita sostanzialmente, no? Di quella famosa bugia. Ora abbiamo visto com'è andata veramente. Porca miseria, mi è piaciuto un sacco. Però, chissà, ragazzi, ho sempre pensato che magari che Joel poteva morire, ma magari poteva morire per mano di Ellie, che l'uccideva dopo aver scoperto la realtà, no? Ci poteva stare sta cosa. Comunque oggi parlo proprio troppo male con sto caffè, mannaggia, non me lo dovevo prendere. Comunque sicuramente il 25 e il 26, ragazzi, insomma, ho questi video extra, adesso. Ve lo dico. E adesso scendo dalla barca e cerco di aprire sta cosa. Porca peva, guarda questo. Questo si è pure ammazzato da poco, se si è ammazzato lui. Però sì, dalla posizione direi di sì. Vediamo un po'. Pet, se stai leggendo questo messaggio vuol dire che ho tirato le cuoia. Spero di essermene andato trionfalmente e non per mano di qualche iena del cazzo. Su tutto, spero che... Vabbè, le scorte, ok, il codice, grazie mille. Non è molto, ma è quello che mi resta, Randall. Beh, Randall, userò io le tue scorte se trovo la cassaforte giusta. Eccoti. Ancora lontanissima, ragazzi, Vediamo un po' la voce nel diario che dice... Abby, ti avevo implorato di smetterla. Te la sei cercata. Sì. Sì, soffermiamoci un attimo sulle motivazioni, perché in tanti mi avete scritto delle motivazioni più disparate secondo voi. Cioè, mi sembra un po' troppo banale che so ex luci e vanno a prendere Joel perché... Qui dove entra? Non lo so, io seguo il flusso. Sono un po' da IC. Che cazzo sta di oggi? Ma che mi è successo? Vabbè. Dice, ragazzi, secondo me è un po' banale che so ex luci e lo vanno a ammazzare perché, ah sì, tu... hai tolto la possibilità del vaccino al mondo. Cioè, mi pare un po' una stronzata. Anche perché... Allora quello Eugene, ve lo ricordate Eugene? Quello lì che faceva parte di... era di Jackson. Perché quello non ha fatto lo stesso discorso? Cioè, ce l'avevo davanti e non l'avevo vista. Ok, mi sembra molto buono, ragazzi. Io credo che mi dovrei anche un po' potenziare, Arrivati a sto punto, direi che la situazione lo richiede. Ho 73 punti. Tecnica no. No. Eliminazioni furtive più veloci ci potrebbe stare. Più frecce ci potrebbe stare. Le frecce esplosive pure. Allora faccio così, ragazzi. Vado al massimo per la furtività e mi attacca al cazzo. E ho finito tutto, ok. Andiamo avanti. Allora, andiamo a vedere. Quindi, ragazzi, non vedo l'ora. Anche perché per torturarlo, tornando a noi, dovevano avere proprio una forte motivazione. Adesso che mi ricordo, quell'Owen aveva detto ad Abby, gli ha detto: io voglio la tua stessa cosa, ma non ad ogni costo. Quindi è proprio Abby il capo, tra virgolette. Chissà se magari è Isaac che li ha mandati. Dove va a capire?
Andiamo avanti, ragazzi. Tra le ripide rapide, tra le rapide ripide. Però pure la teoria di Joel morto non era da sottovalutare, eh. C'avevano mezzo. Scherziamo. Che si è spento? C'hanno mezzo azzeccato, eh. Vai. Forza. Olè. Fatto. Si va. Infatti l'avevamo visto che era mezza rotta sta cosa. Non so, ragazzi, se stiamo evitando dei segreti, ma penso di no, perché io sono molto minuzioso in questo, e l'avete capito. Oh, fermi, fermi. Cazzo. Torna, torna, torna indietro, torna indietro. No, mi hanno visto. No, ragazzi, c'erano quelli che combattevano. Guardali. Cazzarola. Io sai che faccio, ragazzi, li aggiro proprio. Mi vado a mettere il più lontano possibile. Vai, vai, combattete, combattete. Ehi, no, mi hanno visto. Sapete che c'è? Ah, sapete che c'è? Io salgo lassù. Si può fare? Parcheggiate un po', Ellie. Ma non si può dare un'ammazzata tra di loro, no? Dove è andata? No, non ci hanno visto, non ci hanno visto. Porca vacca. Lo dico forte, lo dico forte. Non so dove cacchio sto andando, ragazzi, mi sto arrampicando. Però è meglio metterci... Andiamo a prendere l'alto, come su Fortnite. Andiamo in alto. Spero che ci sia un grosso premio per me, perché sto proprio esposto. Hanno vinto i Serafiti. Vabbè, ci credo, quelli stanno con la barchetta. Eccoci. Ci hanno visto, ora ci arriva una freccia. Così. Così. Oh sì, questo è morto pure da poco. Ah, cecchinava questo. Vediamo un po'. Ho saputo che sarai tu a sostituirmi. Volevo darti qualche dritta su questo nido. Le iene sanno essere scaltre. Non limitarti alla strada. Controlla anche i detti, hanno anche loro dei cecchini. Ah, non uccidere gli infetti. Le iene che sconfinano dovranno vedersela con loro. Signor cecchino, lei credo che abbia fatto un po' il suo tempo qua. Raga, non so se lo becco, eh. Questo sta veramente lontanissimo. Poi corre questo. No, dai, ai piedi. I piedi li ho preso. Vabbè. Mica se ne accorgerà, no? Dai, prendi la... No, l'ho preso sulla nuca. L'ho preso sulla nuca. Com'è possibile questa cosa? Accidenti a te. No, raga, l'avevo preso sulla nuca, eh. Vabbè, metto a cecchina, ci sta. Bemma. Signori, guarda, guarda, che tutti vanno alle finestre, proprio l'ABC. Questi non si sono visti mai American Sniper. Scusa, Ellie. Bam. Che... Oh, raga, comunque le cecchinate sono proprio le cose che te le fanno. E te? E te? Lo so, lo so. Gli ho cancellato la faccia, ragazzi. O comunque questa non c'ha l'orecchie, eh. Ah, raga. Ah, raga, buongiorno, buongiorno a tutti. E mo? Silenzio. Grazie. Io non mi calmo proprio. Però sarebbe bello fare tipo l'interrogatorio. Diamo l'uccisione. Ah! L'uccisione veloce. Cacchietto, ragazzi. Ok. Dovrei aver ripulito tutto, eh. Quindi... Al massimo potrei trovare i cadaveri qui. Cioè, questo era un avamposto loro. Si erano messi qua e controllavano il flusso. Che troia, ragazzi. Voglio sapere la storia, perché questi si stanno a fare questa guerra da non so quanto tempo. Voglio sapere che cosa gli è successo. Magari c'è una nota, un qualcosa. Ancora tu? No, sì, ce l'hai, tagli forse. Boh, ragazzi, tutti adorano la madre. È molto ambigua come... Vabbè, classico da setta religiosa proprio, eh. Un classicone.
Gira. Ah, Jules. Ah, ragazzi, Jules. Non so se vi siete resi conto, ma stiamo trovando più volte sempre questo che gli attacca i biglietti a sta Jules. Se vi ricordate, il primissimo l'avevamo trovato sul treno, che gli diceva che c'era quell'Even. Che però io ho letto male, no? Even Paradiso, mi avete corretto che è Even tipo rifugio, ok? Jules, spero che tu riesca a perdonarmi. Eravamo fradici, affamati e infreddoliti quando siamo arrivati al loro accampamento. Un serafita si è preso cura di noi, cibo caldo, coperte, mi ha trattato come uno di loro, si chiamava Karen. Il piano era salire in barca con loro e raggiungere Even il mattino successivo. Poi gli spari, la testa di Karen che esplode, il suo sangue che mi imbratta, la fuga disperata, Zachary che viene colpito. Erano i nostri, due lupi, mi sono passati accanto, avranno pensato che fossi il loro prigioniero. E poi in me mi si è rotto qualcosa, ho estratto la pistola e gli ho sparato la nuca. Vedete ragazzi? Cioè questo era dei lupi, faceva parte dei lupi, ma non sapete che cosa gli succede. Secondo me questi entrano in contatto con queste iene, non so, magari vengono ammaliati. Zachary mi ha dato un altro nome, Emmet, dice che significa verità. Mi sono rasato la testa e sfregiato il viso. Jules, non so se mi riconosceresti. Cazzarola, vedete? Sto cercando di riempire questi lunghi silenzi dove c'è praticamente solo Ellie che va incontro alla sua vendetta. Ma vi assicuro che io che sto giocando sono molto in tensione, perché vedete, può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro. E cosa? Entro. Dove sono? Certo. Sarebbe troppo facile. Aia. Aia, la corda è rotta. Vabbè, al di là di questi momenti che, come vi ho già detto, spezzano un po' l'azione, no? È un po' il dialogo del film porno. Però serve, ragazzi, serve, perché sennò tu staresti sempre in tensione così. Permettetemi di tornare su un tema che non ho ancora approfondito in questa puntata, perché è successo veramente già di tutto. Ma il grande rifiuto, cioè, potevamo stare adesso qui con Jesse, e invece, ragazzi, Ellie ha fatto proprio una cosa senza senso, cioè una cosa che solo chi è consumato dalla vendetta, dalla rabbia. Tommy è in pericolo, sicuramente era il cecchino che stanno cercando i WLF. Qui che cos'è? La sala giochi. 100 tickets gratis a chi viene in costume per la festa di Halloween. Cioè, Tommy si è messo in pericolo per salvarci, per aiutarci. E noi ragazzi che facciamo? Cioè l'abbiamo proprio sfanculato sostanzialmente. Cioè, per incorrere Abby. Oh cazzarola, guarda questo. Oh Cristo. Questo si è sparato. E tu non ci farai più niente con la pistola, io sì. Ragazzi, non so voi quanto siete giovani, no? Immagino tanti di voi lo sono e non hanno mai, diciamo, usufruito, usiamo sta parola, delle varie sale giochi. Ma vi posso assicurare, ragazzi, quando ero un po' più piccolo io, ma i soldi che ci ho buttato, perché se volevi giocare era così, dovevi uscire il dinero. Era tipo il gioco preferito di Ellie. Ma il gioco è pieno di easter egg, rimandi. Porca troia. Quasi sono ammazzati, vedete? Questa è una iena, quello era un WLF. E in tutto questo immaginate le persone normali, ragazzi, che immagino che venivano forzate a scegliere una o l'altra fazione. Ah, ok, porto quel coso lì sotto la finestra e gli salto sopra. Cioè, sparano a vista, non fanno prigionieri, sono super armati. Diciamo che... Orco due. Oh, Cristina D'Avena, un bloater. E quindi? No, te lo dico prima io. Aspettate, grazie, grazie. Catrota. Aspetta, ragazzi, aspetta, aspetta. Questo. E tiri le palle. Orco due la tirata. Vedete, ragazzi? Andato. È andato diritto. Ma sfondava il muro! Fratelli! Ha preso il muro, fratelli! Oh! Quasi mi via. Anzi, pensavo che invece... No, sì, pure l'amici ha portato, va. Sei morto! Io sono morto qua. Ricarica, ricarica. Ma che è morto davvero? What? Cos? Ma non pensa... Mamma mia. Ok, ora vediamo la ruota. Eh sì, la ruota della fortuna qua. Oh mamma mia. Allora, caduti ho visto, ho detto cacchio, guarda che spore.
Guarda, mille pezzettini proprio. Non riesco a respirare, troppo orrore. Ci siamo fermati in questo rudere per recuperare qualche scorta e siamo stati assaliti da un grosso demone. Stava per affermarmi quando Zachary gli è balzato davanti, colpendolo con l'accetta. Il demone l'ha afferrato per la testa e gliel'ha strappata a metà. Non c'era più niente da fare, sono scappato. Non sono un codardo, ma devo portare a termine il viaggio. Raggiungerò l'isola per unirmi ai miei nuovi fratelli e sorelle. Troverò i genitori di Zachary e onorerò il suo nome. Jules, temo che non ci vedremo mai più. Pregherò per te. Addio, amico mio. Emmet. Ah, quindi il tizio lì che veniva mangiato dal bloater era Zachary. Ragazzi, più volte mi è parso di aver sentito nominare quest'isola, no? Isola. Ma forse questi si sono davvero isolati. Pensateci, ragazzi, l'isola sarebbe la cosa un po' più normale, no? A parte che poi anche nel primo The Last of Us, se vi ricordate la storia di quel tizio, di quel marinaio che aveva costruito quella community nelle fogne, ve lo ricordate, ragazzi? Quella era proprio brutta, quella storia, perché loro hanno messo proprio le famiglie, i bambini, c'era la scuola materna e tutto. E poi, appena sono stati degli infetti, sono morti lì senza via di scampo. Quello ti faceva proprio capire in che cazzo di mondo siamo. Non so se ve la ricordate, eh? Sempre una backstories. Però effettivamente, se tu vai a vivere su un'isola, una volta che hai ripulito quegli infetti, cioè, è pulito. O sbaglio? No, non dico che deve essere tipo un'isola grande, però che ne so, tipo in Sardegna, se pulisci, dopo un po', ragazzi, non è che ci sono le navi da crociera che vengono e fanno sbarcare. Porca miseria. Allora, eccola lì la ruota panoramica, è molto vicina. Quindi non cazzeggiamo. Porca miseria. Adesso ho capito perché Abby ha scelto quello. Come... Oh, no, è così, eh. No così, ragazzi, no, eh. A un passo da... Dai! No, è lì, no, è lì. No! La barca è affondata! Sì, guarda quanto ci ha spinto giù. Andiamo. Posso farcela. Forza, Ellie, forza. No, sarebbe una fine orribile, ragazzi. Affogati no. Ragazzi, ecco l'acquario, ci siamo. Ragazzi, abbiamo fatto una scelta ben precisa. Cos'è sto coso? Ma è lo zaino di Tommy? No. Però qualcuno c'è stato qua, ragazzi. Abby, dove sei? Ovviamente non si apre mai la prima volta. Ok. Abbiamo trovato un buco. Sì, sì. Cazzarola, è super spettrale. Ragazzi, si va di fucile a pompa qua. Anzi, prepariamoci al meglio. Ok. Cazzarola. Oh, cacchiarola. Sentite? Anzi, non sentite niente perché c'è solo silenzio qua. No, ragazzi, c'ho super paura. Ho super... Oh, mamma. Cos'è questa roba? Questa roba qua? Oh. Ah, siamo proprio dentro una vasca. Oh, mamma mia, ragazzi. Cioè, il momento che abbiamo atteso. Io spero che mi dia soddisfazione, veramente. Non hanno ucciso Joel, l'hanno torturato a morte. Oddio, l'ultima volta che ci siamo calati in un condotto della reazione è finita molto male per la nostra vittima. Che era una sua amica, eh. Oh, oh. Oh, no.
sapevo che... Gesù! Dai! No! Vabbè... Oh, merda! Oddio, ragazzi! Che paura! Scusa, cagnoli. Oddio, ragazzi, c'ho il cuore in gola, ve lo giuro. Sono super agitato. Che cazzo è successo? Dio. Cosa è successo qui? Porca troia. Potevamo scegliere un altro giorno, no? Magari c'era il sole. Non cambiava niente, però almeno... Mi sto cagando tutto, basta. Ellie no, raga, non mi fate scherzi. Ellie no, Aspetta. Guarda. Ma qua ci vivono proprio. Che cazzo sta succedendo qui? Aspetta. Muovo in culo io. Owen, pezzo di merda. Ma dai, ve l'avevo vedete. Allora, ragazzi, tutto confermato. Erano delle luci. Boh, me la devono spiegare bene, però, Ho sentito delle voci. Senti? Vado, ragazzi. Nessuno torna vivo da quell'isola. Quante volte ha rischiato la vita per te? È una sua scelta, io non ci vado, cazzo. Allora resta. Torna indietro. Loro due. Fanculo, Owen. Mani in alto. E mo? Dov'è Abby? Sei la ragazza di Jackson. Ditemi dov'è andata. E se poi ci uccidi? Se accetti di parlare, ti uccide. Voi ne uscirete vivi, mi interessa lei. Cazzate. Tu. Vieni qui. Muovi il culo, cazzo! Dio, ragazzi, sto super in tensione. Indica sulla mappa dove si trova. Poi fallo tu. Vi conviene essere d'accordo. Ok. Che cosa fai? Tanto sarà già morta ormai. Non ne vale la pena. Fermo. Possiamo parlare. Non ti avvicinare. Indicami dov'è. Dimmi dov'è, cazzo! Dimmi dov'è. Dove cazzo è? No, raga, così no. Così no. No, Ellie, così no. No. No, così no. Andiamo. Va tutto bene.
ragazzi, sono sconvolto. No, ragazzi, sono sconvolto, veramente. Cioè, così... Così no. Così no. Lo sapevo che era incinta lei, me ne sono dimenticato. Così no, ragazzi, così no. Così no, troppo. Porca miseria. E non ho neanche ottenuto nulla. Porca droga. Fatemi sapere che ne pensate, ragazzi. Porca miseria, ragazzi. Cioè, quello che abbiamo appena visto, secondo me, è forse la parte più cruda, violenta del gioco fino adesso. Perché è stata completamente gratuita. Non possiamo leggere il diario di Ellie. Non ha ottenuto niente, gli è sfuggita completamente la situazione di mano. Ora, avete visto che reazione ha avuto vedendo che ha ucciso una donna incinta, in difesa. C'è un limite, secondo me, stavolta è stato superato. Potevo passare sopra il fatto che non aveva accettato di seguire Jesse e andare a salvare Tommy. Vedete che poi è stato Tommy a salvare noi, vabbè. Io capisco la rabbia, capisco tutto, però così non ci sta. Così non ci sta. Vediamo, prima di salutarci, se Tommy ci può dire qualcosa. Non so, non so che dire, sono mezzo pure nauseato perché ero super in tensione. Vediamo che dicono loro. È inutile, sarà tutto ricoperto di neve. No, il tempo di arrivare si sarà sciolta. Dove vai? Mi serviva aria. Voi che combinate? Non si dorme. Dai un'occhiata qui. Pensavamo di tornare via Ellensburg. Se domani arriviamo a Fall City, è fatta. Ehi. Hanno avuto ciò che meritavano. Però lei è ancora viva. Sì. Va bene per te. Deve per forza. Non muoio dalla voglia di passare di nuovo dall'Idaho. Preoccupati piuttosto di come ti accoglierà Maria al tuo ritorno. Le ho fatto di peggio. Comunque, in uno dei quartieri eleganti della città ho trovato una collana. Luccica parecchio, penso sia oro vero. Pensi sia oro vero? Sì, è oro. Vediamola. Guarda che so riconoscere l'oro. Allora diciamo che è da parte di tutti? Perché non ti trovi un regalo da solo? Come stai? Bene. Ellie. Bene. Grazie per essere tornato per me. I guai dei miei amici sono i miei. Come la fai tragica? Beh, allora diciamo che... mi diverto a tirarti fuori dai guai. Così va meglio. Merda! Porca troia! No, no, regà. Ecco fatto. Jesse, alzati! No, porco due. Sulle mani o sparo anche a questi. Non ascoltarla, Ellie. Va via da qui. In piedi, forza. Non provarci, cazzo. Chiudi quella porta. No. Cazzo. Stop. Basta.
Getta l'arma. No. Getta l'arma. No. So perché hai ucciso Joel. Ha fatto quello che ha fatto per salvarmi. È colpa mia se non c'è una cura. Sono io quella che cerchi. Lascialo andare. Hai ucciso i miei amici. Vi abbiamo risparmiati. E ci ricambiate così.